Io voglio solo ricordare che a Rio Negro il Movimento 5 Stelle si è già presentato alle politiche e alla politica 2.403 concittadini ci hanno onorato della fiducia, risultando diciamo, il primo gruppo politico a Rio Negro. Dice un fuoco di paglia? Non lo sappiamo, alle regionali, quindi poco tempo fa 1.346 ci hanno onorato della fiducia, risultando il primo gruppo politico, per cui forse non è un fuoco di paglia. Tutte queste questa fiducia ci impegna. Io personalmente vi dico qual è l'impegno qual è lo scopo del Movimento 5 Stelle, è quello di rompere un incantesimo, perché diciamo che gli italiani sono stati vittima di un incantesimo che ci ha fatto credere che per esempio il valore più importante fosse l'appartenenza, quindi questo cancro che è il concetto di appartenenza: se sei amico a me funziona tutto, fai carriera, vinci concorsi, se non sei amico a me invece non funziona nulla. Ecco, questo è il primo cancro che il Movimento 5 Stelle secondo me dovrebbe combattere, quindi per sostituire all'appartenenza i concetti di bene comuni e di condivisione. Oltre questo cancro diciamo, dell'appartenenza c'è anche il discorso dell'ipocrisia, un'ipocrisia che è arrivata addirittura a stravolgere il linguaggio. Voglio fare solo qualche esempio, che so, la moneta unica, no? Non so se voi sapete in Europa quante monete sono ufficiali. Unica sembrerebbe che una, che è l'euro, no, noi abbiamo 9 monete che sono riconosciute dall'Europa, quindi proprio nel linguaggio ci sta, come dire, la distorsione. Io mi ricordo, a proposito di finzione, un servizio della Striscia la Notizia faceva vedere a Taranto che facevano la raccolta differenziata e poi gli spazzini la conferivano tutti in un unico camion, quindi era una presa per i fondelli, per i cittadini. Ecco, per me questa è lo primo scopo del Movimento 5 Stelle: ritrovare il contatto con la realtà e con la verità. Va bene, questa era, come dire, la mia sollecitazione al dibattito. Ora interverranno i nostri ospiti, che sono Mirella Liuzzi, deputata al Parlamento, Diego De Laurentiis da Lecce, deputato, la ricca Antonella da Adelfia, in provincia di Bari, candidata alle europee, e Pier Nicola Pedicini da Rio Negro, in provincia di Potenza, candidato alle europee. Comincio io, perché Mirella sta ancora facendo un'intervista. Intanto benvenuti a tutti, io mi scuso per aver fatto qualche minuto di ritardo. Chi mi ha preceduto ha fatto due considerazioni assolutamente condivisibili. Ci hanno sempre cercato di dividere perché così ci governano meglio. Ci hanno sempre messo contro gli uni contro gli altri perché così possono orientarci. Allora qualcuno dice, beh, è venuto Diego da Lecce, cosa ne sa di Rio Negro? Dobbiamo eleggere qualcuno della Basilicata perché così fa sentire la voce della Basilicata in Europa. Beh, non è così, non funziona così, il Movimento 5 Stelle non funziona così. Noi siamo parlamentari della Repubblica Italiana e io sono in Commissione Trasporti come Mirella, ma mi occupo dell'aeroporto di Bolzano come quello di Brindisi. Non devo difendere il mio orticello, non devo curare il mio consenso elettorale. E questi ragazzi, questi candidati che adesso si presenteranno, andranno in Europa non per difendere Rio Negro, per difendere la Basilicata, ma per difendere l'Italia. E da chi la dobbiamo difendere l'Italia? Beh, dai poteri finanziari, dai poteri economici che non sono trasparenti. Noi lo vediamo ogni giorno in Parlamento. Abbiamo denunciato il fatto che ci fossero dei lobbisti all'interno del Parlamento che dicevano al capogruppo del Partito Democratico, Speranza, come votare sugli emendamenti. Ricordo sempre che il capogruppo Speranza è quello che ha dichiarato pubblicamente che non bisognava andare alle elezioni perché altrimenti ne può risentire la democrazia. Questo è il concetto che hanno di democrazia. E dicevo, noi vediamo tutti i giorni in Parlamento un sistema che è malato, un sistema che non rispetta più i cittadini. Pensate, abbiamo preso, sia io sia Mirella, 30 giorni di sospensione in tutto.
Sono 30 giorni. Sono 30 giorni di sospensione di aula, non 30 giorni solari. Sono un mese e mezzo di lavori d'aula che noi non possiamo seguire, almeno non fisicamente dentro le stanze, ma ovviamente continuando a lavorare nei nostri uffici, perché abbiamo cercato di difendere il diritto all'informazione del popolo italiano. E che cosa abbiamo fatto di così eversivo? Beh, abbiamo esposto dei cartelli affinché i giornali che sono in quell'aula, le telecamere, potessero riprenderle quando si faceva il decreto, si approvava il decreto di Mubank Italia, con il comportamento assolutamente scorretto, incapace, da incapaci, della preside Boldrini, che applica un regolamento che non esiste, perché il regolamento noi ce lo studiamo, ce lo portiamo anche, quasi qualcuno se lo porta anche nel letto per studiarselo. Ebbene, in questo regolamento non c'è alla Camera nessun contingentamento dei tempi sui decreti, e la preside Boldrini va in televisione raccontando fesserie, dicendo che era necessaria questo chiudere la discussione per approvare il decreto. Beh, non funziona così. Il governo, anzi il Parlamento, ha 60 giorni per approvare un decreto, e se questo non viene approvato non è colpa dell'opposizione che cerca di denunciare quello che in Parlamento si fa. E che cosa fa il Parlamento da un anno a questa parte? Ratifica. Il Parlamento non legifera, non sta più legiferando, semplicemente ratifica. Ogni giorno, ogni settimana, il Consiglio dei Ministri esce con due decreti, e poi è normale che se tu ingolfi il Parlamento con due decreti, beh, il Parlamento smette di fare quello che, per cui è nato, cioè fare delle leggi, e ratifica quello che vuole il governo. Allora, non è vero che il problema della nostra democrazia è il bicameralismo perfetto. Il Parlamento non lavora semplicemente perché c'è il governo che si sostituisce al Parlamento, perché la Costituzione, che è qui insieme al regolamento, non è mai stata applicata. La Costituzione, signori, non è mai stata applicata. Il diritto alla salute, ad avere una scuola pubblica, ad avere una sanità pubblica, non è mai stata applicata, perché si dice che gli enti pubblici vanno male e quindi bisogna pagare i privati per fare quello che il pubblico non fa. E guarda caso poi chi trovi nelle aziende private o nelle aziende pubbliche che vanno male? Beh, i politici, i soliti politici che hanno abbandonato una poltrona e devono essere messi da qualche parte. Allora li ritroviamo nelle municipalizzate, oppure li ritroviamo all'Europarlamento. Pensateci, io vengo qui, come altri miei colleghi parlamentari, a rendervi conto quasi ogni settimana di quello che facciamo in Parlamento. Pensate se domani aveste qui una persona che dopo sei mesi, dopo un anno, vi viene a dire quello che è successo al Parlamento europeo. Pensate se voi conoscete oggi chi abbiamo nominato al Parlamento europeo. Pensate se conoscete quali sono i diritti e i doveri di un parlamentare europeo, qual è il suo lavoro. Forse prima non lo sapevamo neanche dei nostri parlamentari. Il Movimento 5 Stelle ha rotto questi schemi, ha fatto interessare le persone comuni delle istituzioni, di quello che in realtà è casa nostra, ed è per questo che noi vogliamo che sia trasparente. Tutti noi possiamo diventare parlamentari, questa è la grande rivoluzione culturale. Chiunque di noi può diventare portavoce di idee che non sono le proprie, ma sono quelle dei cittadini italiani. Questo è il grande meccanismo, e per fare questo bisogna anche vincere degli schemi, delle resistenze. Noi siamo entrati in questo palazzo, che è un palazzo quasi dorato, quasi principesco. Il primo giorno io sono entrato in Parlamento, mi hanno aperto la porta, mi fa: buongiorno onorevole. Mi sono girato dietro perché non pensavo ce l'avessero con me. Ti lustrano un po' le scarpe, ti cercano in qualche modo di coinvolgere in un sistema che però, quando ti coinvolge, ti corrompe. Le persone che sono andate via dal Movimento 5 Stelle non le abbiamo cacciate, sono andate via perché quando hanno sentito il profumo di 20.000 euro accreditati ogni mese, hanno avuto evidentemente, come dire, uno sbandamento. Abbiamo provato a dire: signori, rendicontate, perché queste cose voi le avete promesse in campagna elettorale, nessuno vi ha obbligato ad accettare la candidatura, nessuno vi ha obbligato a dire ai cittadini italiani che rinunciavate a metà degli stipendi.
e loro no. Allora, se tu non rispetti le regole che tu in maniera assolutamente libera hai deciso di sottoscrivere, beh, allora non fai parte già del gruppo parlamentare. Questo è successo. Noi facciamo delle riunioni ogni settimana, Mirella lo può testimoniare, in cui ci sono 150 diretta, parlamentari che si confrontano su tutto. Non c'è mai stata una sola telefonata, un solo messaggio da parte di Gianroberto Casaleggio e di Giuseppe Grillo. Nessuno, siamo delle persone libere, quello che gli altri parlamentari non sono, perché devono rispondere ai sindacati, devono rispondere alla Fiat, devono rispondere ai altri poteri economici, alla Marcegaglia, ai Benetton, ai Ligresti, ai Gavio. E lo vediamo ogni giorno, ci dicono che non ci sono soldi. E allora com'è che danno la possibilità ai concessionari autostradali, tipo i Gavio, tipo i Ligresti, tipo i Benetton, di aumentare le tariffe autostradali? Come mai c'è bisogno di un parlamentare, un cittadino semplice, per fare una cosa stupida? Cioè, se tu hai preso dei finanziamenti dallo Stato per mettere delle aziende in Italia, se queste aziende prendono i finanziamenti e poi vanno via, come fa la Fiat, allora quei soldi devono rimanere allo Stato italiano e li devi restituire. Ci dicono che non abbiamo ottenuto niente, questi sono emendamenti approvati grazie al Movimento 5 Stelle, perché l'abbiamo presentati noi. C'è bisogno di cittadini normali per fare delle cose normali. Per esempio, se io, che sono un imprenditore, ho dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione, cioè mi devono pagare, come può lo Stato mandarmi una cartella di Equitalia perché io non pago le tasse, se sono il primo a non essere pagato dallo Stato? Allora abbiamo fatto un emendamento che congela la cartella esattoriale. Persone e imprese che sono sane, che funzionano, che si trovano in difficoltà soltanto perché lo Stato non paga. Allora perché ci sono volute persone normali per chiedere una legge per abolire Equitalia? Era uno dei nostri 20 punti, la coerenza. Ci siamo presentati con un programma elettorale non perché eravamo belli, buoni o bravi, perché abbiamo delle idee, che sono le nostre idee, sono le vostre idee. E abbiamo fatto tutto quello che era necessario per adempiere al programma elettorale. Abbiamo chiesto il politometro, abbiamo chiesto di inserire in un emendamento, in un decreto, di rendere pubblici tutti gli stipendi, tutte le proprietà, tutto quello che un politico ha guadagnato negli ultimi 20 anni, da quando è entrato in politica a quando è uscito. Perché io voglio sapere se c'è una persona che si sta approfittando della sua carriera politica per fini personali. Noi la politica la intendiamo in questo modo: un piccolo periodo della nostra vita messa al servizio della comunità, che non vuol dire rimetterci, non vuol dire rimetterci, ma non vuol dire neanche guadagnarci. Costa fare la politica? Sì, costa. Noi non abbiamo detto che siamo dei francescani e dobbiamo andare con i sandali in Parlamento, perché avere dei collaboratori, avere un appartamento al centro di Roma costa, è giusto, sono soldi nostri, sono soldi dei cittadini italiani, ma li rendicontiamo. I soldi che non spendiamo per fare il mandato che ci è stato assegnato, noi li restituiamo, perché non sono soldi nostri, sono soldi del popolo italiano. È semplicemente una questione di coerenza. Io sono stanco di vedere Bubbico da 20 anni in Parlamento, sono stanco di vedere i delfini, perché oggi si chiama Bubbico, domani si chiama Speranza, prima si chiamava Craxi, poi si chiamava Berlusconi. Sono stanco, prima si chiamava D'Alema, adesso si chiama Renzi, sono sempre la stessa cosa, e noi non ci facciamo ingannare più. Perché quando gli stabilimenti che imbottigliano le bottigliette d'acqua pagano delle tasse in base al volume dell'impianto, alla superficie occupata, e non all'inquinamento che creano con le bottiglie di plastica, allora c'è qualcosa che non va, ci dicono che i soldi non si trovano. Beh, noi abbiamo detto qual è il nostro criterio: tassare le aziende che creano danno sociale, come prevede la Costituzione. Sono cose semplici. Se trovi soldi
per acquistare degli F-35 che sono cacciabombardieri di attacco, non sono per difesa, sono di attacco, e non risolvi il problema degli esodati, allora c'è un problema. Se tu trovi i soldi per mille altre cose, per il finanziamento pubblico ai partiti, hanno preso altri 42 milioni di euro, e poi non trovi i soldi per pagare gli stage a chi fa il tirocinio, ai giovani avvocati che fanno il tirocinio negli studi legali, beh allora c'è un problema. Se tu pensi di rilanciare il lavoro ancora rendendo più precario il lavoro, allora c'è un problema. E il problema non siamo noi cittadini italiani che pretendiamo dei diritti scritti nella Costituzione, ma sono loro che non la applicano questa Costituzione. Sono piccole cose, ma noi ogni giorno ne vediamo una diversa, vediamo fiumi di denaro scorrere e sentire queste persone in televisione che vanno a dire che non ci sono soldi. Signori, siamo stati durante la legge di stabilità, vi racconto qualche aneddoto, è successo che i miei colleghi erano in commissione bilancio, si finanziava con qualche decina di milioni una fondazione culturale. Allora i miei amici, i miei colleghi hanno preso internet, sono andati un attimo su internet a guardare da chi era finanziata questa fondazione, chi era il presidente, di che cosa si occupava, e guarda caso hanno scoperto che il presidente di questa fondazione era il presentatore dell'emendamento. Signori, è questo quello che succede, trovano 30-40 milioni per girarseli da soli. Pensateci, chiunque di loro, la maggior parte, è presidente di una fondazione o di un'associazione. I soldi per loro li trovano, magari non sono necessariamente nelle loro tasche, ma sono nelle loro disponibilità, perché così possono offrirti una collaborazione e possono chiederti il voto e possono tenerti ancora legati a loro in una maniera subdola. Ti chiedono il voto perché così ti risolvono qualcosa nella tua vita, ma quel qualcosa che ti risolvono è un tuo diritto, il diritto al lavoro, il diritto ad avere una sanità che funziona, un diritto all'istruzione. Io non ho più bisogno di pagare per avere un diritto, perché quel diritto mi è dovuto, e io pago delle persone affinché si battono, affinché quei diritti vengano mantenuti. Questo è quello che vogliamo, questo è quello che stiamo facendo da un anno in Parlamento, quello che hanno fatto già consiglieri regionali nel Lazio, nell'Emilia Romagna, in Piemonte, in Sicilia, in Friuli. E questa è la grande rivoluzione, avere delle persone normali che finalmente non devono più curare un consenso elettorale, non devono più vivere di carriera per 50 anni, non devono più dare soldi ai propri familiari o tramandarsi la candidatura alle elezioni come se fosse una dinastia. Questo è una cosa molto semplice, una cosa che forse abbiamo dimenticato, perché anch'io voto da 20 anni e anch'io ho pensato a qualcuno che mi dovesse salvare. Anch'io alle primarie in Puglia, tra Boccia e Vendola, ho scelto Vendola, quando non avevo uno strumento alternativo. Ma quello che vi chiediamo oggi non è di scegliere il meno peggio, perché se voi segnate una X sulla scheda elettorale e poi sperate che ci siano dei ragazzi, delle persone semplici che vi risolvano i problemi, non avete capito nulla del Movimento 5 Stelle. Queste persone, quando andranno all'Europarlamento, così come noi al Parlamento, avremo bisogno di voi, avremo bisogno del vostro supporto, avremo bisogno di capire che cosa succede su certi provvedimenti. Vi racconto che cosa ho fatto insieme ai colleghi in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. È stato privatizzato l'Ente Nazionale Aviazione Assistenza al Volo, l'ENAV, e Poste Italiane. Ma pensate che io sapessi che cosa, che cosa proporre. Io ho avuto, insieme ai miei colleghi, centinaia di segnalazioni da chi in quelle aziende ci lavora, da chi in quelle aziende ci ha lavorato, da chi lavora nelle aziende concorrenti. E ci siamo potuti fare un'idea grazie al supporto di cittadini italiani che ci scrivevano senza peli sulla lingua le cose così come stavano, senza, come dire, dover difendere una posizione di interesse. Questo è stato. Allora loro andranno lì a rimettere in discussione il fiscal compact, a chiedere delle cose in Europa, ma non possono chiederlo
se non gli diamo il nostro supporto, se non gli stiamo vicini, se non chiediamo anche a loro conto di quello che fanno in Parlamento. Perché la grande difficoltà che noi abbiamo avuto in passato è dare una delega e girarci dall'altra parte. Invece noi le persone che votiamo le dobbiamo controllare, gli dobbiamo chiedere che cosa fanno a nostro titolo in Parlamento. Questo dobbiamo fare, dobbiamo partecipare. Oggi se fosse venuto un cittadino qualunque a parlarvi senza quel logo, probabilmente avrei dovuto pagarvi una cena per vedervi qui ad ascoltare, o di pagarvi una ricarica telefonica, una bolletta o una busta della spesa. Invece voi siete venuti qui ad ascoltare una persona che non conoscete, perché avete voglia di partecipare, ma questa voglia di partecipare non si deve esaurire nella cabina elettorale. Noi non chiediamo altro, chiediamo soltanto di interessarvi un pochino di più di quello che succede a casa vostra e dare il vostro contributo, che può essere un contributo di idee, un'ora alla settimana, una giornata al mese per aiutare queste persone a fare volantini, a informare gli altri vostri conoscenti, i vostri parenti. Fate una cosa, da qui alle elezioni manca una settimana. Avrete in casa qualcuno che ancora vota PD, qualcuno che non vota, qualcuno che è indeciso? Provate a mettere in discussione le convinzioni che queste persone hanno. Avete tutti gli strumenti per informarvi, perché non soltanto avete la rete, ma avete noi, avete delle persone che quelle informazioni ve le possono dare e voi le potete trasmettere. Siate per una settimana voi, il televisore, la televisione, il giornale, delle persone che avete accanto. Basta una matita per mandarle a casa. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, io sono Mirella Liuzzi, sono stata eletta qui in Basilicata, vengo da Matera, ho attraversato la mitica Potenza Amalfi per arrivare qua, non vi dico i problemi per farla. E innanzitutto prima stavo pensando a una cosa, stavo pensando che all'incirca 4 anni fa noi ci vedevamo come attivisti del Movimento 5 Stelle a Matera in un bar. Eravamo sfottuti, presi per il culo, dicendoci, i 4 amici al bar si incontrano, questi dove vogliono andare, il Movimento 5 Stelle che vuole fare, eccetera. E in tutta l'altra, nella regione Basilicata, c'erano pochissimi attivisti del Movimento 5 Stelle. Noi ci siamo presentati alle elezioni comunali nel 2010 ed eravamo veramente pochi. Festeggiavamo addirittura quando si prendeva il 3%, il 4% in Piemonte, entrava un consigliere regionale in Emilia, cioè roba da pazzi. E ora sono qua, a Rio Nero, e vi vedevo qui. Quindi fatevi innanzitutto un applauso a voi per essere qua, perché già questo è incredibile, se pensiamo sia come siamo nati, sia al fatto che noi non percepiamo rimborsi elettorali, noi non li prendiamo. Abbiamo rinunciato a 42 milioni che ci spettavano, abbiamo rinunciato. Io e Diego e gli altri miei colleghi ci siamo tagliati lo stipendio. Quindi tutto ciò che avevamo detto di fare, l'abbiamo fatto. Strano, di questi tempi bisogna anche meravigliarsi, che le cose che si dicono poi vengono fatte. Difatti Bersani diceva, aboliremo gli F-35. L'hanno fatto ovviamente, no? No, non l'hanno fatto. Rinunceremo ai rimborsi elettorali, non l'hanno fatto. Rivedremo il Porcellum, faremo una legge elettorale migliore, ne hanno fatto una peggiore, che anche l'hanno fatta con il condannato Berlusconi. Faremo qualcosa di grande per questo paese, non faremo più condoni, non daremo più condoni. L'hanno fatto, hanno dato il condono fiscale per 98 miliardi ai concessionari di slot machine. Cioè, tutte cose che si dicono in campagna elettorale e che poi puntualmente non venivano fatte, anzi hanno candidato in Sicilia un parlamentare, Francantonio Genovese, che ha preso più di 20.000 voti ed è stato il candidato più votato alle scorse primarie. Ora dove sta questa persona? È in carcere, è in carcere. E quindi siete dei porcaioli, ecco, siete dei porcaioli, direbbe Speranza. No, vabbè, dato che abbiamo affrontato questo problema di Genovese, io vi racconto anche una cosa interessante, che perché diciamo che se non ci fossimo stati noi, questa persona sarebbe ancora seduta nei banchi della Camera? Perché in realtà loro non volevano affrontare l'autorizzazione per l'arresto alla Camera, e lo dimostra
una dichiarazione che ha fatto Speranza in Parlamento, la trovate sul mio Facebook, ho messo il video, dove diceva: no, noi non vogliamo affrontare questo argomento adesso, perché voi volete lo scalpo, e agitava la mano, lo affrontiamo dopo le elezioni. Erano le 13:17, alle 13:30 è arrivata la chiamata di Renzi, che ha detto: stavo già perdendo punti, mettetelo subito all'ordine del giorno e che si faccia finita questa cosa e votiamo l'arresto di questa persona, perché qua già ci stanno distruggendo, seppure non lo votiamo è finita. E difatti giovedì abbiamo finalmente votato l'autorizzazione all'arresto, tra l'altro con voto palese, perché con voto segreto sarebbe stato libero, come lo è stato Craxi, perché ricordiamocelo, Craxi nel 93 salvato, cioè ieri per così, per conoscenza mi sono andata a rivedere i video delle dichiarazioni che facevano i politici all'entrata di Montecitorio. No, ma ce ne fosse stato uno che diceva: no, io voterò l'autorizzazione a procedere. Tutti quanti dicevano: no, voterò l'autorizzazione a procedere, non esiste che voterò contrario. Oh, ovviamente non è stata votata, lui poi è tornato a casa sua, c'è stato il lancio di monetine e poi è dovuto scappare quando non ha avuto più la carica elettiva di deputato, perché altrimenti lo avrebbero arrestato. E cosa è successo dopo? Subito dopo abbiamo avuto Berlusconi, subito Berlusconi abbiamo avuto Monti, subito dopo Monti abbiamo questo governo di pseudo-sinistra, che in realtà non è sinistra, che ha le stesse logiche di favorire determinate aziende, favorire determinate banche, Banca Intesa e Intesa San Paolo, Unicredit, favorire sempre le stesse persone, sempre le stesse multinazionali per i loro beni, per i loro comodi. E questo, signori, questo è il vero problema, perché a parte la bella faccia di Renzi, che poi vabbè, bisognerebbe capire pure se è bello o meno, a parte le novità che ci danno, le riforme su cui possiamo stare anche a ragionare dopo, però il problema è che queste persone sono sempre legate da logiche di lobby e logiche finanziarie, che sia destra, che sia sinistra, loro portano quella voce, la voce delle lobby. Non c'è niente da fare, cioè non si sfugge da questo, non si sfugge. Ecco perché diciamo che l'ideologia è sorpassata, l'ideologia è un qualcosa che tentano di farci mettere in testa per prendere dei voti, ma in realtà non esiste più, non esiste più nel momento in cui, ma non da ora, sono anni che non esiste più, da quando c'è questo capitalismo finanziario, da quando è l'Europa che comanda le nostre scelte, da quando sono nazioni come ad esempio la Germania che comanda l'Italia, lo spread prima chi lo conosceva? Lo spread, cioè il governo Berlusconi è caduto per lo spread, è una cazzata ovviamente, è una cazzata perché dall'Europa gli hanno detto: va bene, mettiamo un'altra persona, mettiamo Monti che sicuramente fa le cose che diciamo noi, almeno qualcosa la fa, e però fa quello che diciamo noi. Difatti ha ratificato il fiscal compact nel 2012, estate 2012, ha inserito il pareggio di bilancio nella Costituzione e ci ha dato questo bellissimo regalo della legge Fornero, non dimentichiamocelo. E quindi siamo in questa situazione perché lo decide qualcun altro. Bersani è stato votato alle primarie del PD, doveva essere lui il premier, perché non lo è stato? Perché non è stato Bersani il premier? Perché poi è stato Letta? Perché evidentemente quel nome a Berlusconi piaceva di più, sapete, conoscendo già lo zio era più facile, erano già in famiglia, per cui ecco perché è stato Letta poi il premier. E ora perché è Renzi il presidente del Consiglio? Perché è Renzi? Non lo sappiamo, cioè noi non sappiamo in realtà, cioè lo sappiamo, però ufficialmente non sappiamo perché improvvisamente, il giorno prima il governo Letta aveva fatto tantissime belle cose e il giorno dopo no, aveva fallito, quindi ci voleva un'altra persona. Letta, stai sereno. Dopo due giorni, col cavolo che era sereno, quello era incazzato nero, tant'è che la campanellina gliela voleva dare in testa a Renzi. Quindi il problema principale in questo momento è le persone con cui abbiamo a che fare, condannati, indagati,
persone che, come diceva Diego, hanno i loro interessi da mantenere. Cioè, noi ci stiamo scervellando e l'opinione pubblica si sta scervellando per queste benedette riforme. C'è qualcuno forse che sta male. Ha problemi. No, è un po' l'imbrigio. Allora, stiamo sfasciando la testa con queste riforme, le riforme del Senato, la riforma della legge elettorale, tutte queste belle riforme. Fino ad ora non è andato in porto nulla. Cioè, l'altro giorno sentivo in televisione, quel poco che sono riuscita a sentire, perché in questi giorni è meglio che la televisione non l'accendo proprio, c'era un esponente del PD che diceva: ma noi abbiamo cambiato il titolo quinto. Ma complimenti che avete cambiato il titolo quinto, in realtà non l'avete cambiato, però caspita, è una cosa di cui andare proprio fieri, dare la decisione dell'energia non alla Basilicata ma allo Stato centrale. Complimenti, complimenti. Noi vogliamo abolire il Senato, ma non lo state abolendo, state distruggendo una Camera elettiva con il 20% di nominati dal Presidente della Repubblica e i restanti presi dalle città metropolitane e dalle regioni. Quindi una persona che adesso è in regione, Marcello Pittella, andrebbe a essere senatore. Ma voi loro perché lo hanno eletto? Lo hanno eletto evidentemente per fare invece il presidente della regione, non per fare il senatore e avere due incarichi. Oppure siamo all'assurdo, tipo se domani io decido che Potenza non è più il capoluogo di provincia, lo facciamo a Rio Nero e quindi il sindaco di Rio Nero diventa senatore, perché è già deputato. È già deputato, scusate, non lo sfuggivo, era sfuggito. È deputato, a proposito. Ecco, a proposito di un'altra cosa di Rio Nero. Allora, non so ora, chiedo a voi, in che stato sia la stazione di Rio Nero in questo momento. Vergognoso. Come la piazza di Rio Nero. Perfetto. Come la piazza di Rio Nero. Il sindaco scende a barrile. Ah, però... scende a barile, certo. Ho fatto un'interrogazione io in commissione trasporti, dove ci siamo io e Diego, proprio per chiedere, a parte le solite cose, ma perché la Potenza Foggia, perché poi l'hanno rimessa in sesto, è ancora ferma nonostante assessori e altri si siano impegnati, che cosa sta succedendo, se si può garantire un migliore spostamento. Con questa interrogazione abbiamo scoperto, e anche lo stato in cui è la stazione, l'ex magazzino merci, ho chiesto anche questo, e abbiamo scoperto con questa interrogazione che in realtà il comune di Rio Nero è inadempiente, perché è proprietario di questi edifici e dovrebbe essere il comune a risistemarli e a metterli a disposizione della collettività. È una risposta del governo italiano che inchioda l'amministrazione comunale di Rio Nero. C'è scritto, andatelo a vedere sul mio sito, non lo dico io, lo dice il governo Renzi, non lo dico io. E c'è scritto che RFI, la società che si occupa di gestire l'infrastruttura della rete ferroviaria, ha più volte sollecitato l'amministrazione comunale senza avere nessuna risposta. Va bene, allora io, a parte che poteva farlo direttamente anche il vostro sindaco, lo poteva fare anche direttamente questo, quando è in Parlamento, perché molto spesso non è presente. Ma nemmeno a Rio Nero. Nemmeno a Rio Nero, ma che viaggio, probabilmente a Barile. Si trova a Barile nel frattempo. Non lo vediamo da anni. E questo è uno questo è un altro scandalo, queste persone col doppio incarico. Ma tu sei pagato per fare il sindaco di una città o per fare il deputato? Tu sei pagato per fare il deputato o per fare l'europarlamentare e fare campagna elettorale per il PD? Tu sei pagato per fare il ministro della salute, il ministro dei trasporti o per fare la campagna elettorale del vecchio nuovo centrodestra? E invece quello che sta succedendo, la Lorenzin, Lupi, ministro dei trasporti, ministro della salute, fanno campagna elettorale per il nuovo centrodestra infischiandone del loro che dovrebbe essere quello di governare, per fare pubblicità. Perché in realtà non andranno loro, perché poi loro l'hanno già detto: no, ma io mi dimetterò da europarlamentare, voglio semplicemente fare pubblicità a queste persone. E allora pure io mi potevo candidare, si poteva candidare anche Diego, si poteva candidare anche Alessandro Di Battista, ma che credibilità avremmo avuto?
quale sarebbe stata la nostra credibilità? Poi, una volta eletti, ci saremmo dimessi e avremmo fatto andare quelli dopo di noi. E questo è lo scandalo anche, proprio subdolo, che queste persone ci hanno abituato a subire. Cioè, tu devi fare una cosa buona. Io già non riesco a fare il deputato per quanto mi riguarda, perché star dietro a tutte le cose regionali e nazionali è impossibile, credetemi. È impossibile, bisogna occuparsi ora della stazione di Rio Nero, ora della linea di Foggia, ora del problema di Fenice. Cioè, noi ci abbiamo, partendo dal piccolo, dei consiglieri comunali, cioè abbiamo un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Lavello, che è l'unico che finalmente si sta incazzando con l'amministrazione per l'ingeneritore Fenice. E di concerto lo sta facendo anche il nostro consigliere regionale in regione. Cioè, stiamo portando una rivoluzione partendo dall'opposizione, e Diego prima vi ha fatto un esempio delle cose che sono state approvate grazie a noi: il blocco delle cartelle esattoriali per gli imprenditori che vantano già un credito per lo dallo Stato, quindi ora, grazie all'emendamento del Movimento 5 Stelle, hanno la cartella Equitalia sospesa, perché se vanti già un credito nei confronti dello Stato, tu non mi puoi obbligare a pagare, è normale. Gli affitti d'oro, ci voleva il Movimento 5 Stelle per scoprire che noi diamo 444 milioni ogni anno a un noto palazzinaro romano per prendere in affitto degli edifici che poi ci servono per andare a lavorare. 444 milioni, e in più nei contratti d'affitto non c'è la clausola di rescissione. Dai, e queste, siamo veramente all'ABC. E noi siamo riusciti a inserire la clausola della rescissione, quindi se domani il Parlamento, il Governo vuole rescindere questi contratti, può farlo, per non parlare della Costituzione, perché dovete sapere che il Governo Letta voleva cambiare la Costituzione, andando in deroga all'articolo 138, l'avrete sentito, perché noi siamo saliti sul tetto per protestare, come dicono, siamo saliti sul tetto. E avete fatto bene. E abbiamo fatto bene, perché siamo riusciti a fermare questo scempio, perché altrimenti l'avrebbero fatto improvvisamente quel progetto di rivedere tutta la Costituzione in deroga alle regole per cambiare la Costituzione, è stato rivisto. E mentre noi parliamo di riforme, parliamo di Renzi, parliamo della campagna elettorale, parliamo del fiscal compact, del pareggio di bilancio, in realtà ci stanno fottendo, e sapete perché? E l'ha anticipato anche Diego, stanno vendendo Poste Italiane, anzi venerdì è partito già il decreto per la svendita di Poste Italiane, stanno vendendo Enav, stanno e vogliono svendere anche la RAI, vogliono svendere non la RAI come società, vogliono svendere i tralicci della RAI. Vogliono far quello, le infrastrutture, cioè quelle che in periodo di guerra i militari vanno subito a presiedere, perché sono quelle le cose fondamentali, è l'informazione la base della democrazia. Essendo l'informazione la base della democrazia, se tu controlli l'informazione, tu hai il controllo di tutti. Ma questo poteva essere possibile quando c'era soltanto la televisione, ma non ora che c'è internet. Non adesso che c'è internet. La Moretti non mi può dire: io ho rendicontato le mie spese e sul suo sito internet non c'è nulla. Non lo può dire, perché io lo vado a controllare. E dobbiamo farlo tutti, cioè non devo essere io, perché se io sento in televisione comune cittadino una persona che dice una cosa del genere, io non mi devo fidare delle sue parole, e voi non dovete fidarvi delle mie parole, dovete andarla a controllare, dovete andare a controllare sul sito di rendiconto.it tutti i nostri bonifici di restituzione, dovete controllare che noi ogni mese rendicontiamo le nostre spese. Martedì ci sarà l'ennesimo restitution day, dove con un assegno restituiremo un'altra somma nei confronti delle piccole e medie imprese, e di chi ha bisogno di un fondo di ammortamento per poter fare la sua azienda, per poter andare avanti col proprio lavoro. Il lavoro. Allora, affrontiamo quest'ultimo argomento, perché ora, l'altro giorno, è stata posta l'ennesima fiducia sul solito Job Act, il Precari Act, noi l'abbiamo chiamato. Il Precari Act perché? Perché in realtà si dà modo di precarizzare in modo infinito i contratti a termine, quelli a tempo determinato. E questo è un piano che aveva la P2, cioè quello di indebolire i lavoratori all'estremo,
fare un favore alle multinazionali, alle grosse aziende, perché questo si fa, è continuare sempre a fare precariato a vita, precariato a vita. È questo che ci aspetta, è questo che ci aspetta, e non c'è nulla da fare per fermarlo se non cambiare le regole del sistema. Cioè, vedete, il Movimento 5 Stelle non è che soltanto forza di opposizione o forza di cittadini onesti, è anche quello ovviamente, ma noi siamo contro questo modo di fare politica, ma anche con questo modo di intendere la finanza, di andare sempre ad avvantaggiare le stesse persone. Siamo un movimento rivoluzionario, come spesso diciamo, ma vogliamo fare la rivoluzione pacifica, cioè noi nel momento in cui saremo al governo, e saremo al governo di questa nazione, non c'è soluzione, non c'è altro modo, noi saremo al prossimo governo di questa nazione. Come prima cosa, noi abbiamo già gli atti che abbiamo fatto in questa legislatura, quindi il reddito di cittadinanza è già pronto, è già pronto. E con quello si risolve il problema del lavoro, non con gli 80 euro in busta paga, carissimo Renzi. Non con gli 80 euro, anche se tu mi dici che grazie a questi 80 euro i consumi aumenteranno del 15%. Caspita, e allora se diamo 800 euro a tutti quanti, cioè abbattiamo la fame nel mondo noi, cioè riusciamo a far questo. E allora io concludo, poi passo la parola anche ai candidati alle elezioni europee, che non sono né deputati, né sindaci, né consiglieri regionali, sono delle persone oneste, pulite, che hanno il loro lavoro, non sono i Fitto della situazione, non sono i Gianni Pittella della situazione, non sono persone conosciute alle procure, come dice spesso Beppe. Sono delle persone normalissime, come lo siamo tutti noi, come lo eravamo anche e lo siamo ancora io e Diego e gli altri miei colleghi quando ci siamo presentati alle elezioni. E proprio per il loro essere persone umili e persone normali potranno fare una rivoluzione in Parlamento europeo incredibile, che si ripercuoterà, perché non dobbiamo pensare che queste elezioni serviranno soltanto a eleggere il Parlamento europeo, perché state attenti, qui se Forza Italia a queste elezioni europee prende meno del 17%, salta tutto. Salta l'accordo di governo del Largo di Nazareno tra Renzi e Berlusconi, salta, e ve lo dico qui. Perché questo è quello che stanno aspettando, perché per questa ragione che hanno fermato l'Italicum, è per questa ragione che hanno fermato la riforma del Senato, ed è ferma proprio al Senato, è per questa ragione, perché stanno aspettando di vedere cosa diranno le urne. E io credo che questa settimana sarà decisiva, perché in questa settimana noi potremo veramente fare un sorpasso ai danni del PD, ci sono le possibilità per farlo, ma ci dobbiamo essere impegnati non soltanto io, ma tutti quanti noi, perché se vogliamo abbattere questo sistema e poi domani, il 26 maggio, dire a Napolitano, te Napolitano, hai sbagliato 3 volte, hai messo Monti, hai messo Letta, hai messo Renzi, ora basta, vogliamo un governo del Movimento 5 Stelle, basta, basta. E se ne vanno a casa lui e Renzi e tutti quanti. Grazie. Bravo. Vediamo un po', se viene prima lei, ciao a tutti, per Nicola, per Piccini. Erano i programmi che parlasse lei, che parlo io prima di lei. Avevo ceduto il posto per galanteria, come si dice, cavalleria. Allora, io che cosa vi dico? In generale mi sono ritagliato un ruolo in questa campagna elettorale per cercare di far vedere l'Europa dal punto di vista che lo vediamo noi, da un punto di vista molto più vicino alla nostra visione dell'Europa, perché vediamo l'Europa, anzi lo sentiamo in televisione, no? Ci dicono questi termini un po' strani, lo spread, avete sentito prima, la BCE, il FEI, il Fondo Europeo per gli Investimenti, oppure il Fiscal Compact, il MES, sono tutte cose che ci fanno pensare a un'Europa che è lontana, un'Europa della finanza, delle banche, sono cose che non ci interessano, quasi quasi vabbè sono fatti loro, e invece no. Quelle cose che decidono questi signori, questa gente, ci toccano proprio da vicino, le paghiamo noi, ci mettono le mani nelle nostre tasche. Oggi c'è anche un'altra cosa molto importante che è venuta fuori, è un accordo fissato a giugno del 2013, il fondo di redenzione,
noi dobbiamo pagare, dobbiamo partecipare a questo fondo di redenzione in cui gli stati europei, quelli più virtuosi, mettono a disposizione questo fondo e quelli che sono più in crisi come il nostro possono attingere a questo fondo a patto però di cedere le sovranità, tutte le sovranità che ancora ci sono rimaste a nostra disposizione. Questo è quello che sta succedendo adesso in Italia. Parliamo del fiscal compact. Io non mi voglio parlare di numeri, si tratta di, davvero vi dico soltanto due cose. Il 133% del debito sul PIL attuale deve essere ridotto in 20 anni al 60%. Noi abbiamo un debito di 2.100 miliardi di euro all'anno e un PIL di circa 1.600, quindi il rapporto è 133%, dobbiamo ridurlo al 60% in 20 anni. Conti fatti, dobbiamo tirare fuori dalle nostre tasche 50 miliardi di euro ogni anno. Allora, voi dovete pensare una cosa, noi non siamo riusciti a trovare la copertura dell'IMU che erano 4 miliardi, dobbiamo tirare fuori 50 miliardi in 20 anni per 20 anni, non c'è altra possibilità, ci sarà la distruzione del nostro Stato sociale, prenderanno i nostri soldi in sanità, la sanità, allora prima Mirella lo diceva, prenderanno la sovranità di tutto ma svenderanno il nostro patrimonio pubblico. La sanità verrà svenduta perché nell'80% dei bilanci regionali è in sanità e quindi la maggior parte dei soldi è lì. E io da lì dopo vi farò capire qual è il nostro punto dell'Europa. Ma per adesso pensate che noi dobbiamo svenderla ai privati. La dobbiamo svendere tutta. Questo significa che noi non avremo più la possibilità di andare ad avere una prestazione sanitaria quando ce n'è bisogno. Perché quella sarà soltanto appannaggio di chi avrà la possibilità di pagarsela. E chi avrà la possibilità di pagarselo? Il 10% delle famiglie italiane posseggono il 59% della ricchezza nazionale e questo numero sta crescendo. Noi siamo in crisi ma ci stanno delle famiglie in Italia che si sta arricchendo. Sono loro che hanno creato il debito, sono loro che lo debbono pagare a calci nel culo. Uno. Queste persone stanno alimentando questa situazione a nostro discapito, noi la stiamo subendo, ci stanno davvero impoverendo perché impoverendoci ci possono controllare sempre di più. Noi lo vediamo col discorso dell'energia, lo vediamo col discorso della sanità, ma l'energia adesso voi la vedete molto da vicino. Ho parlato 2 minuti fa con un signore che mi ha detto di dire anche della questione dei cementifici, va bene, arriviamo ai cementifici, ma facciamo un discorso un po' più ampio, vediamo qual è il progetto che l'Europa ha per noi e quello che noi viviamo sulla nostra pelle per il fatto che c'è un progetto ben definito dal punto di vista energetico per noi, per il Sud Italia e quindi anche per la Basilicata. L'Europa ha un progetto, si chiama Europa 2020, vuole fare sviluppo sostenibile, lo dice, lo mette in chiaro, lo dice molto chiaramente, sviluppo sostenibile, industria sostenibile, tutte cose molto belle. C'è una carta dei diritti fondamentali del cittadino dell'Unione Europea, nei cui articoli, il primo articolo 1 è il diritto alla dignità umana, ma sono articoli tutti molto molto belli, la salute, la casa, il diritto di avere una casa, il diritto di farsi una famiglia, ma all'articolo 37 si cita il diritto di avere un ambiente pulito, la tutela dell'ambiente e il miglioramento dell'ambiente sono politiche che devono essere integrate nelle azioni di tutti gli stati membri, tutti. In ottemperanza al principio di sviluppo sostenibile. Cosa vediamo intorno a noi di tutto questo? Noi abbiamo il petrolio e non è un petrolio buono quello che abbiamo noi, è un petrolio che fa schifo, è un petrolio che si deve estrarre a 3-4 km di profondità, si deve estrarre con tecniche vietate in tutto il mondo, solo da noi sono possibili. E estrarre il petrolio come viene fatto in Basilicata è conveniente solo perché si inquina. Nel momento in cui tu lo fai senza inquinare non è più conveniente, non verranno più a estrarlo. Quindi lo estraggono in questa modalità proprio perché così è possibile per loro, è conveniente per loro. Ma loro ci guadagnano anche una seconda volta, quando prendono le commesse per fare le bonifiche. Ci guadagnano le case farmaceutiche perché più siamo malati più vendono i farmaci. Questo è un progetto preciso. Ci guadagnano le grandi compagnie, la grande distribuzione, perché se noi non vendiamo più la mela della Val d'Agri, loro ci guadagnano, perché possono vendere quello che producono loro.
chissà in quale parte del mondo a basso prezzo. Se non produciamo più il nostro vino a Janico, loro ci guadagnano. Se noi deprimiamo le nostre economie locali, loro ci guadagnano. E sono tutti insieme per guadagnarci, perché trovano business, business, questo è il loro business. Sono loro che comandano in Europa, sono le lobby di cui si parlava prima, sono loro che comandano in Europa. Il governatore della regione Basilicata ha un margine di 5%, ma voglio essere buono. Lui può fare, partecipa a questo banchetto, si siede insieme a loro e partecipa a questo banchetto, ma sono loro che decidono. L'Eni da sola si compra tutta l'Italia se vuole. Si compra domani tutta l'Italia. Cosa volete che faccia Marcello Pittella? Non può fare nulla. Dobbiamo andare in Europa e fermare questi poteri forti qui. I poteri forti di cui vi ho parlato stanno nella Commissione europea che ha l'iniziativa legislativa. Non è il Parlamento europeo che ha l'iniziativa legislativa. Dovete saperlo questo qui. Noi non possiamo andare lì a fare le leggi, noi dobbiamo andare lì soltanto a contrastare le leggi fatte da altri. Il Consiglio europeo, capi di Stato e capi di governo, detta la linea politica. La Commissione europea prende quella roba lì, sente le lobby e le trasforma in atti politici, atti legislativi, e noi possiamo soltanto contrastarli. Allora la cosa che va fatta è dare più potere ai cittadini. L'unica istituzione europea che rappresenta i cittadini è il Parlamento europeo, e noi andiamo lì a prendere questo potere, questa incombenza, fare questa cosa qui. Questo è importante. Cosa vediamo ancora? Non è soltanto il petrolio. Cosa vediamo ancora intorno a noi? Vediamo che hanno trasformato i cementifici. Una volta erano cementifici, si faceva il cemento. Oggi sono inceneritori, avete visto. Abbiamo Fenice qui, abbiamo Fenice, e per 13 anni ci hanno nascosto i dati sui metalli pesanti, sulle emissioni in acqua e in aria dei metalli pesanti, e noi abbiamo respirato, bevuto e mangiato metalli pesanti. E poi ci chiediamo perché aumentano i tumori e perché non ci fanno sapere i dati sui tumori. Sappiamo che il registro tumori c'è, lo sapete, io lavoro qua, il registro tumori c'è, ma è una finestra di 3 anni, 5 anni. Noi dobbiamo sapere i dati sui tumori dal 1970 a oggi, io l'ho fatto. L'ho fatto, se volete andate a vedere, chiedetele queste cose, è possibile, anche sui siti nazionali, l'Istituto Superiore di Sanità, ho studiato, sono andato lì, ho preso questi dati, ho fatto un articolo a dire guardate che i tumori in Basilicata stanno crescendo sempre più, i trend sono davvero preoccupanti, allarmanti, soprattutto per i tumori che sono connessi a fattori ambientali, come il tumore al colorretto, il tumore alla mammella, il tumore al polmone, sono davvero dei trend allarmanti. E loro cosa ci dicono? No, vabbè, ma i dati medi sono inferiori a quelli della media nazionale. Sì, ma noi partivamo 30 volte in meno negli anni 70 rispetto ad oggi, quindi la crescita è quella che deve preoccupare, perché non c'è nessuna indicazione che questa cosa sta fermandosi. Questo sfruttamento del territorio, questo consumo del territorio, come sta avvenendo in Basilicata, è davvero una cosa decisa sulla nostra pelle, la stiamo pagando con la nostra salute, con la nostra economia. E io vi dico di più, stiamo andando in giro per tutta la circoscrizione, sapete quanto è grande questa circoscrizione? C'è la Campania, c'è la Puglia, c'è la Basilicata, c'è la Calabria, c'è il Molise e c'è l'Abruzzo. Non cambiano le cose. Noi siamo la terra di nessuno qui, la terra che nessuno sa che c'è tutto questo, non lo sanno, perché forse è più nota la terra dei fuochi, è più nota la terra dell'Ilva, ma lì è uguale. In Calabria stanno facendo la discarica più grande del mondo, in Abruzzo discariche dappertutto, perforazioni offshore, dappertutto. È un progetto preciso, politica, vogliono estrarre, vogliono ricavare energia dal nostro territorio in maniera che non è sostenibile. Le chiacchiere da una parte, i fatti dall'altra, non è sostenibile per la nostra salute, per la nostra economia, non è sostenibile. Siamo più poveri, sempre più poveri per questo motivo. Essere poveri significa essere ricattabili, significa essere deboli, e loro ci vogliono poveri e deboli, perché più siamo poveri e deboli, più siamo costretti ad accettare queste condizioni qua. Vanno al comune di Viggiano, gli danno 20.000 euro, 30.000 euro, 40.000 euro, qualche milione, va bene così, e siamo tutti quanti contenti. Questo, compensazioni da niente.
Per non parlare della centrale del Mercure, spacciano energie rinnovabili per cose che invece non sono sostenibili. Questo è quello che sta succedendo nel sud Italia. E lo sarà sempre di più nel momento in cui questi trattati verranno ratificati e che sono illegittimi. Il fiscal compact è illegittimo perché nel trattato di Lisbona è stato deciso una volta per tutte che ogni trattato successivo dovesse avere la partecipazione e il coinvolgimento del Parlamento europeo. Il trattato di Lisbona diceva questo, ma nel fiscal compact è stato ratificato soltanto dai capi di Stato e dai capi di governo, quindi è legittimo. Noi dobbiamo andare là e far rispettare la legge che è stata già definita in Europa. Questa è la differenza. Perché lo possiamo fare noi? Diego ce lo diceva prima. Perché noi sì e gli altri no? Perché noi siamo quelli che dicono una cosa e la fanno. Siamo liberi, siamo liberi. A me non mi ha messo nessuno qua sopra. A Diego, a Mirella, nessuno ci ha messi qua sopra. Nessuno. La lobby che sta dietro di noi sono i cittadini. Anzi, noi siamo qua e ci perdiamo. Ci perdiamo soldi, ci perdiamo un po' di affetto, ci perdiamo un poco di tempo, di salute. Siamo qua per dare una nostra partecipazione a questa cosa, perché altrimenti ci dobbiamo soltanto pigliare e andare via di qua. È l'ultima speranza per noi, per i nostri figli. Pensateci bene, dobbiamo dare tutti quanti un contributo. E oggi è importantissimo che questo contributo lo si dà penetrando, arrivando a diffondere questa necessità anche agli altri, perché avete visto le regionali, 53% dei aventi diritto non è andato a votare. Dovete fare uno sforzo, dovete parlare con tutte le persone che conoscete e dire: vai a votare se non vuoi che questa situazione non cambi mai. Vai a votare e vai a votare Movimento 5 Stelle se non vuoi che questa situazione rimanga quella che è, perché è l'unica forza che davvero può cambiare le cose, l'unica forza che fa davvero gli interessi dei cittadini siamo noi, siete voi. Questa è la differenza. Allora io vi saluto perché c'è Antonella, penso che abbia fatto, e allora vi parlerà anche, credo, d'Europa più di quanto ho fatto io, ho cercato di non togliere alle spazio, però davvero per me è una raccomandazione di cuore, questo è il mio paese, questo è diventato il mio paese, è diventata la mia terra. Io penso di dire queste cose quando lo faccio anche fuori, anche di rappresentarle per voi, perché molto spesso non si sa che cosa succede in Basilicata. Questo è per me anche una missione personale. E perciò io vi dico, fatelo, perché mi sono reso conto che quello che succede dovunque è simile a quello che succede anche qui. Quindi dobbiamo pensare che non siamo soltanto gruppi isolati che soffrono più o meno, no. Davvero in tutto il sud è questo. Speranza che mi è venuta vedendo, oddio, auspicio che mi è venuto, meglio non dire la parola speranza, che mi è venuta vedendo, girando la Basilicata, è... si è concretizzata nel momento in cui ho visto delle liste del Movimento 5 Stelle, soprattutto per le comunali. Mi viene in mente, ieri sera abbiamo visto quella di Lucera, bellissima, ma mi viene in particolare in mente quella di Pompei, perché c'era una lista di candidati veramente spettacolare, delle persone, ognuna era esperto di una questione, avevano dei titoli incredibili, c'era di tutto, erano tutti ragazzi fino a 40 anni, era una lista bellissima. Sapete che lì quella lista concorre già praticamente un po' come Venosa, ha già il ballottaggio, c'è il Movimento 5 Stelle e il resto del mondo. Hanno gettato via la maschera, PD, PDL, tutti insieme contro il Movimento 5 Stelle. Questo è quello che sta succedendo a livello nazionale. Lo stanno mascherando ancora per un po', ma verrà fuori questa cosa che è già chiara a tutti. È noi contro loro. Buongiorno a tutti, scusate, io mi sono allontanata perché... temevo che il bar chiudesse, poi in realtà mi ha detto che avrebbe fatto orario continuato, però se vuole Pier Nicola può chiudere anche dopo di me, mi dispiace molto, non avrei voluto. Allora, io sono Antonella Laricchi e vengo dalla provincia di Bari. Io amo la storia dell'Unità d'Italia, però quella vera, quindi non posso non pensare di essere nel paese di Carmine Crocco e di Giustino Fortunato. È una cosa che proprio sento nel profondo, perché...
anche loro sono stati illusi, no? Carmine Crocco tra l'altro era uno che insomma andava al seguito di Garibaldi, poi ha capito l'antifona e ha preso un'altra strada, e anche Giustino Fortunato ha capito di essere stato un po' illuso, e la stessa cosa secondo me in Europa, cioè, c'era un sogno europeo, c'era un sogno italiano e poi una realtà diversa, perché se noi andiamo a leggere per esempio Spinelli, che è l'ideatore dell'Unione Europea, nel suo manifesto di Ventotene diceva le cose che poi abbiamo ripetuto noi, che ha ripetuto Beppe Grillo, cioè l'Unione Europea in ultima istanza sarebbe stata quella economica, forse neanche, ma era prima di tutto un'unione di popoli, era un'unione di, era il libero scambio delle merci, era l'agricoltura, era la pesca, era l'economia locale che doveva viaggiare e andare a compensare laddove mancasse. Invece è diventato tutt'altro. Perché è diventato tutt'altro? Perché come al solito, quando non ci sono i cittadini, quando i cittadini vengono trattati come sudditi, perché noi finora siamo stati questo, siamo sudditi di una classe, non neanche di politici, di burocrati, di asserviti, perché loro alla fine non, loro lo sanno, loro non studiano, arrivano i provvedimenti, vota questo provvedimento, ma lo poni così che devi leggere nel giro di 2 ore, perché gli altri non li leggono, qualcuno li dice se votare sì o se votare no. E guardate che una prova ce l'abbiamo, per esempio, in un video a un certo punto al Senato. A un certo punto al Senato il presidente dell'Assemblea, ora non mi ricordo esattamente chi, dice votate questo provvedimento, il governo è a favore, e tutti votano sì. In realtà il presidente si era confuso, ha detto no no scusate, il governo non è a favore, e quei caproni votano tutti no, cioè praticamente non avevano letto, non sapevano se votare sì o no, ma semplicemente dovevano seguire la strada del governo. E quindi, cioè, di che stiamo parlando? Qui non è la destra o la sinistra, è un grosso falso storico. Qui c'è una classe di disonesti, di burocrati e i cittadini. E quindi ecco quello che intendiamo quando diciamo o noi o loro. O noi, non io, il Biernicole e gli altri, o noi tutti o loro. Perché votare il Movimento 5 Stelle significa votare per noi, anche perché qualora qualcuno di noi, come è successo al Senato, a un certo punto impazzisce, si affeziona a quella poltrona, si affeziona a quei soldi, si affeziona magari a qualche industriale che circola nelle camere, nei corridoi, perché questo succede. L'abbiamo visto durante l'approvazione della legge di stabilità, no? Che un lobbista che di mestiere fa, ha proprio il mestiere di andare a favorire, a rappresentare una categoria, come in quel caso dei pensionati d'oro, è riuscito a far modificare un emendamento per una volta positivo di Speranza che avrebbe tagliato le pensioni d'oro, e si vantava pure a telefono di averlo fatto. I nostri che hanno fatto? Semplicemente l'hanno visto, l'hanno registrato di nascosto, l'hanno sbattuto in rete, naturalmente in TV non è che ci sia andato più di tanto, però poi grazie a loro quest'uomo non può più entrare alla Camera, non è più opportuno che faccia questa opera. E voglio dire, quest'uomo, io lo voglio ricordare, l'aveva visto il PD, l'aveva visto Forza Italia, l'avevano visto i comunisti, l'aveva visto SEL, quelli che dovrebbero difendere, i lavoratori dovrebbero difendere i più deboli, ma gli unici che l'hanno in realtà registrato di nascosto e denunciato siamo stati noi, perché quello che facciamo noi, che fanno loro, è quello che farebbe ognuno di noi. Allora, per esempio, l'Europa appunto è diventata una serie di regole assurde, regole come il pareggio di bilancio, regole come il limite del 3%, assurde regole di finanza che non fanno altro che bloccare gli investimenti. Noi ragazzi ce ne stiamo andando via tutti, lo vediamo, perché non c'è prospettiva di lavoro. Chi riesce a rimanere è chi ha un'idea geniale, intanto, e riesce magari a inventarsi un nuovo lavoro, ma soprattutto ha una famiglia che finanzia. Ma se non c'è questa famiglia a finanziare un'idea, ci vuole uno Stato, ci vuole una regione, ci vuole un ente pubblico che la finanzi. E questo non è possibile per via di queste assurde regole. Noi andremo a riportare la normalità, voglio dire, il Giappone è una delle regioni più indebitate, eppure sta benissimo economicamente, perché la moneta a un certo punto intanto la batte lui, e soprattutto ha capito il gioco, che noi dobbiamo capire, che non è vero che tagliando la spesa pubblica si migliora l'economia di uno Stato. Tagliando gli sprechi sì, infatti noi abbiamo votato contro l'acquisto degli F-35 e in campagna elettorale lo dicevamo e poi l'abbiamo fatto, ma tagliare la spesa pubblica non deve significare, tagliare gli sprechi non deve significare tagliare i posti letto in ospedale, tagliare i giorni di degenza, quelli sono diritti, sono servizi che noi dobbiamo garantirci. Quindi
Ripeto, noi abbiamo scoperto un grosso falso storico. Abbiamo scoperto che forse ci hanno confuso un po' le idee con destra e sinistra, ci volevano dividere per governarci, no? Dividi ed impera. Abbiamo scoperto che i pensionati non sono contro i giovani, perché i pensionati vogliono lasciare il mondo del lavoro, i giovani vogliono entrarci. Abbiamo scoperto che un imprenditore onesto è contento se il proprio operaio è ricco, perché un operaio ricco è un operaio che spende, che muove l'economia e quindi indirettamente fa del bene anche a lui. Insomma, abbiamo scoperto una cosa importante, che qui veramente adesso la scelta è semplicissima, per me è immediata e sono convinta che lo sia per ognuno di noi, è tra questa classe di gente che ci vuole sudditi e noi che invece vogliamo essere cittadini, che partecipano alla vita politica, che a turno vanno nelle istituzioni e svolgono la funzione politica, che è una funzione. Quando i cittadini fanno i politici è bello per tutti gli altri, perché prenderanno decisioni condivise, è bello anche per il cittadino perché è un'esperienza formativa bellissima. Già la campagna elettorale è una, anche se faticosa, è un'esperienza bellissima perché ci permette di conoscere le piazze, di capire, come ha detto Pier Nicola, che i problemi sono gli stessi e siamo liberi, perché io voglio ricordarvi che a Taranto i Riva finanziavano tanto la destra, tanto il PDL quanto il PD, perché tu a un certo punto ti devi ricordare che io ti ho dato quei soldi, per ora non ti chiedo niente, io te li ho dati, al momento giusto so cosa chiederti. Noi invece non abbiamo nessuno appunto che ci finanzia la campagna elettorale, neanche i cittadini, grazie al cielo, perché noi abbiamo rinunciato ai rimborsi elettorali, e soprattutto se noi sbagliamo, perché qualcuno di noi può sbagliare, avete tutti gli strumenti, se sbagliamo magari ripetutamente perché un errore si può fare, ma se vi accorgete che qualcuno di noi non è quello che diceva di essere, avete tutti gli strumenti per prenderci da quelle maledette poltrone e riportarci qui a cambiare mestiere, perché non avremmo fatto quello che avreste voluto. Quindi ripeto, una mano sulla coscienza e davvero tanto attivismo, anche a tavola, anche nel bar, cerchiamo di capire che devono votare e cerchiamo semplicemente di informare, se gli diciamo come sono andate le cose, il voto al Movimento 5 Stelle arriva automaticamente, perché gli altri non lo sanno, imparano a valutare i politici per le parolacce che dicono, per come si vestono, per quanto sembrano educati, invece li devono valutare per quello che votano nell'aula. Ecco perché noi possiamo informarci e andare a dire: questi tu li paghi per votare, allora vedi che cosa hanno votato, e vedrete che il voto al Movimento 5 Stelle arriva automaticamente. Allora altro che 40%, 25%, se la gente è informata il 100% arriva, e come, però dobbiamo informare, un po' di sacrificio per tutti. Ci voleva Michele a chiudere. Comunque, allora, vi ringrazio per essere stati qui. L'ho detto, Rio Nero è diventata la mia casa, e quindi io mi trovo davvero molto bene. Noi abbiamo puntato con la famiglia a stare qui, e quindi le persone che stanno qui sono per lo più amici, e io sono contento che state tutti quanti qui. Allora, cosa dire? Davvero, il messaggio che vi ho dato prima: cercate di fare uno sforzo per fare in modo che questa cosa si sappia ancora di più. Il momento è davvero cruciale, quello c'ha una doppia funzione, quello di andare in Europa per dire, per le cose che abbiamo detto, ma soprattutto anche per mettere in discussione la situazione attuale a livello nazionale. Abbiamo questa doppia funzione, e voi avete questa responsabilità. Noi dobbiamo, il Movimento 5 Stelle ha questa peculiarità, quella di dare la responsabilità, perché se non ce la prendiamo, se non ce la prendiamo tutti, davvero non serve a niente tutto questo sforzo che stiamo facendo. Ognuno di voi, anzi, dovete vederla il 26 come la giornata in cui davvero vi prendete una responsabilità. Noi ci stiamo prendendo la nostra, ci stiamo mettendo del nostro, ci siamo esposti, sapete che ognuno di noi attraverso questa esposizione ne paga un po' le conseguenze, però ecco, se non ci esponiamo ne paghiamo ancora di più, continuiamo a subire tutto quello che ci stanno facendo, e quello che ci stanno facendo è inaccettabile. Tutto qui, dobbiamo davvero esprimerci, metterci insieme e fare gruppo, perché qualche tempo fa, quando abbiamo iniziato, eravamo davvero in pochi, c'era
il gruppo di Matera, c'era un gruppo di Potenza, c'ero io, c'era qualcun altro in giro per la Basilicata. Si tratta di un anno fa, di un anno fa. Il Movimento 5 Stelle è cresciuto in maniera esplosiva in tutta la Basilicata, quindi non ci dobbiamo sentire più soli. Una volta esporsi era un po' più problematico, oggi non lo è più. Però se non lo facciamo davvero, loro faranno tutto quello che vogliono di noi. Quindi questo è il momento buono, queste elezioni sono davvero un step, un passaggio successivo che davvero ci può permettere di risolvere questa situazione in cui non è possibile più vivere. Vi ringrazio di nuovo e vi saluto. Ciao. Ciao Canio. Senti, ma non vai giù dietro di te fino a me. Insta che facendo una diretta streaming, su che mo me ci ha fatato. Tu manca fatato? Sì, mi ci ha scappato. Domani alla via, dove hanno un tempo che veniva alla via. Domani mattina alle 11. Allora, tu l'hai visto, come mai sei qua? Come mai sei qua? Fammi ci resta, abbiamo dato per casa allora. E chi è Pier Nicola Pedicini? Da? Chi è nato deputato? Mirella Giussi è pure una deputata. Questo qua. Vabbè, se non l'hai visto, bisogna aprire la registrazione sul Figliano 5 Stelle. Questa ragazza. Tu è Mirella Giussi? Tu è Trigliano. L'altro ragazzo. È il primo, quindi è nato deputato. Non mi ricordo come si chiama, non ricordo. Mamma mia, che scappato. Sì, sembra quello. Chiama fa? Ma cambierà. Fammi cercare per gli anni poco, c'è prima, lunedì. Fai una foto con Gianni e 5 Stelle dietro. E perché dove lo siamo noi? Aspetta, Diego, la nostra va a posto. A posto? A posto, grazie. Vincete voi. Vinciamo noi. Ma sì, e Nicola ti saluta Canio. Siamo riusciti a fare la diretta. Sì. Ci vediamo, io devo andare al lavoro, ci vediamo domani pomeriggio a Venosa. Chi mi ha dato carica? Dove ci da fare? Eccola, è là. Salutiamo che ce ne andiamo. A chi?